colori e vivere, vivere. Lo sfondo non è a caso. Tutti, oggi sono qui per fare una collaborazione col canale di Alice Gray. È una ragazza davvero simpatica e dolce, vi consiglio di andarla a cercare. Vi lascerò il link del suo canale proprio qui sotto nell'info box. Io ed Alice abbiamo cercato di fare questa collaborazione perché abbiamo la stessa passione in comune, e cioè il canto. Se vi piace cantare, vi piace ascoltare la musica, questo è il video che fa per voi. Ho creato 10 domande a cui io ed Alice risponderemo, quindi direi di iniziare. La prima domanda è: da quanto tempo canti? In realtà canto da sempre, non ricordo con esattezza l'età, avrò avuto più o meno 4-5 anni. Mi è sempre piaciuto farlo perché mio padre mi ha trasmesso questa passione. Di conseguenza, quando sono nata, mio padre cantava, andava nei karaoke, nei piano bar e io di conseguenza sono praticamente cresciuta in questi ambienti, quindi la musica ha sempre fatto parte di me. Hai mai studiato canto? Sì, ho studiato canto per 6 anni, ora la mia maestra con cui studiavo è andata a vivere a Dubai, quindi non ho più avuto occasione di studiare insieme a lei e questa cosa mi dispiace molto, però lei ora sta vivendo una vita bellissima, la seguo su Instagram e vedo ogni sua esibizione ed è davvero mitica e ora sto, diciamo, continuando da sola questo percorso di studio tramite internet, comunque video, cerco di cavarmela un po' da sola e spero in futuro di ricominciare a studiare canto. Qual è il genere musicale che canti o ascolti più spesso? Mi piace ascoltare ogni genere musicale, ma canto soprattutto musica pop, gospel, soul e R&B. Hai mai cantato di fronte ad un pubblico? Sì, ho perso il conto ormai di quante volte ho cantato di fronte ad un pubblico o di fronte alle persone, perché è proprio ciò che mi piace fare, quindi appena ho l'occasione di cantare di fronte a qualcuno, subito vai, è la mia occasione, mi metto lì col microfono a cantare, proprio come se nulla fosse, tranquilla e beata. Insomma, non mi vergogno più a farlo, veramente, la timidezza l'ho lasciata da parte ormai da un bel po' di tempo. Come definisci la tua voce? Come definire la mia voce? Beh, innanzitutto è una voce dolce, diciamo che la caratteristica principale della mia voce è questa, ma che dove occorre può diventare molto potente, molto calda. Sì, direi proprio così. Hai mai ricevuto critiche dopo aver cantato un brano? No, dal vivo, se mi ricordo bene, non è mai successo. Ho ricevuto ovviamente consigli per migliorare, quelli sono sempre ben accetti, però critiche negative o qualcosa detta per farmi crollare, mai. È successo forse sul web di aver ricevuto qualche commento, qualche critica un po' negativa, ma buttata lì a volte a caso, senza magari essere prima ragionata un momento. Però sì, diciamo che i commenti, le critiche ci saranno sempre, soprattutto se canti, ti metti in gioco, magari il tuo timbro non piace, quelli alla fine sono gusti personali, magari un timbro piace più che un altro, un genere musicale ti piace o meno, quindi sta tutto nei gusti musicali, però l'importante è essere sempre educati, comunque rispettare sempre le persone e io mi sono sempre sentita rispettata, quindi va Qual è bene il tuo così. cantante preferito? Beh, penso che dall'intro si sia vagamente capito qual è la mia cantante preferita? Ovviamente è Alessandra Amoroso. Se potessi duettare con qualche cantante famoso, chi sarebbe? Mi piacerebbe tanto duettare con Laura Pausini, perché lei è una grande della musica italiana, è proprio un pilastro, mi piace sia umanamente che artisticamente. E quindi, sì, in questa risposta voglio puntare in alto e dico che vorrei duettare con Laura Pausini. Qual è la canzone che rispecchia di più la tua personalità? Direi We Are the Champions dei Queen, una canzone che mi mette tantissima energia. Io sono una persona positiva e vorrei sempre raggiungere i miei obiettivi, quindi assolutamente We Are the Champions dei Queen, che veramente solo al pensiero mi carico d'adrenalina e mi metterei a ballare in questo momento. Canta un piccolo pezzo di una canzone a tua scelta. Un bacino a tutti voi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un pollicino in su, soprattutto per le mie esibizioni tenere e paffute. Noi ci vediamo al prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale perché questa famiglia sta aumentando. Io sono molto felice con il pennacchio in testa. Ciao ciao a tutti!